Senatore, insomma, Luigi Di Maio arriva, il Movimento 5 Stelle sappiamo che comunque nelle amministrative i risultati non vengono quasi mai. Ma questo non forse, a posteriori. Forse non verranno neanche questa volta. Però questo forse è così. Faccio giornalista e devo essere concreto. Però a posteriori, ma ancora siamo a priori. Ecco, ancora siamo a priori. Però sul 2023 molti vi danno per in calo, ma secondo me nel 2023 non ci sarà il boom del 2018, però sicuramente il Movimento 5 Stelle in questo momento è sottostimato. Condivide l'analisi? Guardi, ci davano per morti già nel 2013, anzi nel 2012 quando... Ma all'epoca rappresentavate però la novità. Furono fatte le regionali siciliane, poi la traversata famosa di Crillo qui in riva allo stretto, qua vicino. 2013 ci davano al meno del 20, abbiamo preso il 23. Ero presente anche a Piazza Duomo quando è venuto qui. C'ero anche io. Eravate lì, tutti sconosciuti, però 10.000 poi alla fine. Ma fai, quelli sconosciuti bisogna imparare a conoscere. Quindi poi 2013 ci davano sotto il 20 e prendemmo il 23. Nel 2018 ci davano sotto il 30 e prendemmo il 33 e addirittura al Senato in Calabria il 41. No, vabbè, però cioè, c'è la scena di Fitto, Berlusconi e gli altri e Meloni dove Fitto diceva volano, questi volano. Sì, vabbè, era una narrazione, era quella una narrazione a noi favorevole, perché venivamo trainati da quella politica che insomma da Grillo in poi. Anche qua si sentiva molto girando le persone. Parlare del Movimento 5 Stelle, era un momento storico che diciamo favorevole. Adesso recuperare questo al è possibile. La domanda, secondo me sì, con Conte sì. Intanto bisogna dire perché Di Maio è qui oggi. Diciamo. Di Maio ha fatto un lavoro enorme, lo sta continuando a fare nel Ministero degli Esteri per portare avanti il Made in Italy nel mondo, quindi il commercio italiano nel mondo. E sta facendo un lavoro egregio di cui sono contento di dirlo adesso alla sua testata, pochi giornali e poche televisioni parlano. Un lavoro certe volte silente, ma che sta portando il Made in Italy nel mondo. Ed è un lavoro che sta facendo con tutti gli attori del commercio internazionale per far sì che l'Italia sia rispettata ancora di più di quanto non lo sia già, perché il Made in Italy, come sa, è un brand fondamentale che dobbiamo esportare nel mondo. Chiarito questo, quindi l'importanza di questa sua presenza oggi qui in Confcommercio, o meglio alla Camera di Commercio, ma con tutti gli attori dell'ambito commerciale, Confesercenti eccetera. Tornando alla sua domanda, io penso che con Conte, che ci sta ristrutturando e che sta dando la possibilità al movimento di fare, esatto, io lo sto vivendo sulla mia pelle, un lavoro di riorganizzazione, di ristrutturazione del movimento che deve avere i pregi dei partiti politici senza prenderne i difetti. Quindi struttura, organizzazione, impegno, ma non partitocrazia. Ecco, chi urla di più, tipo Meloni, Salvini, addirittura offendendo anche i poveri, il metadone, veleno, diceva Lollo Brigida, ha parlato di veleno, è ancora peggio del metadone, del Salvini che insomma le spara continuamente. Questo sui sondaggi li fanno salire, però nel concreto... Nel concreto io spero... Diciamole spero, queste cose, perché vanno bene. Nel concreto i calabresi sappiano per chi dovranno votare. Certo, se i sondaggi danno la destra in vantaggio e i calabresi vorranno ma votare. Ma in Calabria destra, si vota la persona, senatore, lei lo sa, lei di qualità, dov'è? Di Polistena. Quindi... Se avranno le qualità e la fortuna, se hanno avuto la fortuna di scegliere dei buoni candidati, ben per loro. Certo, votare la persona in Calabria può significare due cose: votare la persona capace o votare le persone che invece sono maggiori collettori di voti. E non mi faccio dire buona la seconda. Allora, se vincerà, forse buona anche la terza che non dice. Se poi questi collettori di voti lo fanno in buona fede o in malafede, ancora siamo alla terza posizione. Secondo me, io non esito a dirlo, lo fanno sempre in malafede, perché adesso il politico, non dico i 5 Stelle, ma il politico in generale bada più al proprio orticello che al bene collettivo. È una sensazione la mia. L'altra cosa che le volevo chiedere... Guardi, io mi auguro che l'astensione non sia così alta, perché se sarà alta l'astensione vuol dire che molti calabresi capiranno che non c'è da votare né da una parte né dall'altra. Io invece auspico che noi si possa dare un'alternativa in questa finta alternanza, mi perdoni il gioco di parole, tra centrodestra e centrosinistra, che negli anni non ha fatto che far perdere gli elettori e i cittadini, questa finta alternanza vi sia veramente l'opportunità per dare un'alternativa. Il movimento, sia pure in coalizione di centrosinistra, vuole essere un'alternativa e con Conte riusciremo a farlo da qui al 2022. Un'altra cosa, la percepisco come cittadino, non come giornalista. Meloni, Salvini, io sono un freelance, collaboro con più giornali, mi conoscono come l'arciere Luigi Palamara, sono un giornalista di strada.
Insomma, ascoltare Salvini e Meloni mi mettono ansia da cittadino. Invece Luigi Di Maio, dico Luigi Di Maio perché comunque adesso è lui che viene qua, negli ultimi anni la sua pacatezza mi dà sicurezza. Questo politicamente conta? Politicamente conta, temo che non conti mediaticamente. Come le dicevo, Luigi sta facendo da anni un lavoro enorme, sia iniziato nel Conte 2 e poi continuato nel governo Draghi. Pur nelle critiche, perché ci stiamo prendendo una marea di critiche, perché Draghi, perché appoggiare un governo totalmente diverso dal precedente. Vabbè, si doveva già fare il governo con Bersani all'epoca. Allora, vabbè, ma quella era un'altra era. Però era un altro movimento. È giusto governare. Quello che noi oggi diciamo. Purtroppo che non si può governare da solo, il 51%, esatto. Non è manco giusto prenderlo. Se avessero dato, insomma, poi diventa... ci dava il 50 e più uno. Però questa è la situazione. Chi conosce le dinamiche parlamentari e le democrazie parlamentari sa che poi la maggioranza deve avere il Parlamento. Quindi col 33 a noi serviva un 17. Prima la Lega col 17 e poi... Ma questa è un'Italia dei Renzi. Cioè, chi ha... Un po' siamo tornati alla vecchia Democrazia Cristiana... Non si paragoni a Renzi perché... No, dei Renzi che decidono con un 2% decidono le sorti del paese, addirittura. Allora, dobbiamo metterci d'accordo, se mettere mano alla Costituzione. Come superare queste situazioni? Se un giorno questo Parlamento e i futuri parlamenti avranno voglia di mettere mano alla Costituzione per decidere che questa Repubblica e questa democrazia non dovrà più essere parlamentare, allora ha ragione lei, si andrà alla maggioranza di un partito maggioritario secco, come si dice, tutti gli altri minoranza opposizione. Ma fin quando saremo una democrazia parlamentare, se un partito c'ha il 40 e un altro c'ha l'8, fa 48, ti serve il partitino dal 2,5% per arrivare alla maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Il Parlamento funziona così. Siccome molti ci chiedono perché vi siete allerati, la risposta che diamo da anni, dal Conte 1, è che avevamo il 33 e per arrivare al 50% più 1 ci serviva il 17, qualcosa, che allora ci fu dato dalla Lega e oggi, e anzi nel Conte 2 dal PD, adesso da tutti quanti. Chi conosce le... Vabbè, adesso c'è il 90%, quindi... Vabbè, sì, questo è un governo un po' particolare, di transizione, di emergenza, No, è un governo che gestisce nazionale. Molti miliardi di euro, è un governo di furbi. Secondo me è un governo di furbetti, secondo lei... No, assolutamente no. Per quello che mi riguarda... vabbè, c'è un piatto bello pieno, insomma... Se questo... Perché arriva Draghi e gli altri, insomma, e tutti perché quanti? Perché la maggioranza ha fatto cascare miseramente il governo Conte 2... Vabbè, ma ci sono 220 miliardi... La maggioranza ha fatto cascare il governo Conte 2, Renzi il regista di tutto... Ha fatto cascare un governo che andava benissimo agli italiani e che ha ottenuto i famosi 309 miliardi del PNRR e ha deciso, non mi faccia dire manovrata da chi, ha deciso legittimamente, ha deciso di sostenere un altro governo. Noi avevamo la maggioranza, senza Renzi non abbiamo più avuto l'ultima domanda, il Presidente della Repubblica secondo lei sarà Draghi? Potrebbe darsi, dipende da... Voi un nome ce l'avete? Noi ci stiamo lavorando. Nei corridoi? Se dicessi un nome lo passerei. Ci state lavorando già. Certo, è già sì, è il nostro dovere e piacere farlo. Perché Mattarella è in scadenza ormai tra pochi mesi e abbiamo un nome da mettere sul piatto, consapevoli che però bisogna trovare il nome su cui convergerà. Tutto l'amore politico, buona parte, cioè. Compresi... E che sia davvero il garante, comunque come lo ha dimostrato Mattarella poi. Non credo che anche se voi all'inizio l'avevate contestato, lo volevate fare l'impeachment, sì, però ci fu. È passato, si è scusato anche Luigi Di Maio, le sviste si possono prendere. Sì, tra poco sarà però qui questo, Luigi. Sì, no, però voglio dire, fu una cosa detta questo è un'altra, in un momento di crisi in cui stavamo per andare alle elezioni. È un altro fattore a vantaggio del Movimento 5 Stelle, che sa anche correggere il tiro e chiedere scusa quando c'è. Io credo che non succede così in politica. Io credo che ora la Merkel è un fisico come me. Io credo che la Merkel, quando qualche mese fa chiese scusa ai tedeschi, dimostrò di essere una vera statista. La differenza tra il bravo politico e il buon statista è tutta qui. Credo che chiedere scusa, Luigi è stato un altro di quelli che ha avuto l'umiltà e il coraggio, ci vuole anche una bella dose di coraggio in Italia a chiedere scusa, dimostra quanto si stia lavorando anche al nostro interno per far sì che ciascuno di noi diventi una grande statista. L'ottimissima, siete cresciuti tantissimo a livello politico, siete diminuiti a livello di consenso, si può ristabilire questo equilibrio, crescita
di capacità politica amministrativa, allora, intanto, con i numeri. Intanto la politica si impara facendola, certo, e noi siamo come cittadini. Tutto il resto. Sì, però noi veniamo dalla cittadinanza attiva, dagli attivisti, a differenza di grandi ministri e parlamentari di altri partiti che fanno politica da 30 anni, prima nel partito, poi sono diventati sindaci, via via, poi consiglieri regionali, poi parlamentari e oggi ministri. Se lei va a guardare i curricula di alcuni, per esempio quello di Orlando, che per me è un buon ministro, attualmente il ministro del lavoro, va a guardare che è nel partito da più di 30 anni, ha iniziato con le segreterie comunali, poi via forse via questo manca poi. Noi invece siamo partiti dall'alto, dall'apice, facendo i parlamentari perché ci siamo proposti ai cittadini. E quindi avendo dovuto imparare. Con il movimento di Grillo siamo partiti dal Parlamento, ma è stato un caso. Quindi la seconda legislatura non basta, la terza, la proroga no, io sono il fautore perché adesso avete imparato e andate via? Io sono il proponente di una proposta che vedrà nella mia pagina Giuseppe Audino e le è piaciuta a molti, che è la di mantenere i due mandati per assemblee elettive, cioè dopo che hai fatto 10 anni di Parlamento, 2 mandati, ne puoi fare altrettanti 2 in consiglio regionale, comunale o Europarlamento. Quindi non sprecare il capitale di... In questo modo hai la garanzia di tornare e di fare quindi girare sempre persone diverse, ma soprattutto creando classe dirigente. Io fra qualche anno torno in consiglio regionale o comunale con un bagaglio culturale di 10 anni di Parlamento, ma non mi inchiodo alla poltrona del Parlamento. Bene, grazie. Questo è il succo della proposta. Grazie senatore, a lei, per la bella intervista.